Vi siete mai chiesti che anagrammando Mario Monti o più semplicemente staccando la O di Mario viene Mari o Monti? In ogni caso sono abissi e ostacoli quasi insuperabili, dei quali voglio parlare con Carlo Brandini Dini, nostro collaboratore e simpatico curatore del Puntone. Che chiariamo, siccome da Roma mi hanno chiesto, ma il Puntone fa tutti il punto. Ecco, il Puntone è non solo è un punto più grosso, ma ad Arezzo sta a significare un cazzotto. Cazzotto. Il Puntone è un cazzotto. Allora, Monti, il nuovo governo, vai Carlo. Io credo che questa situazione qui ha risvegliato qualche piccolo entusiasmo fra gli italiani. Io ieri ho visto tutto, la presentazione alla Camera di Monti e il suo governo. Ho avuto una sensazione di pulizia, ho avuto una sensazione di gente pulita, professori, professionisti, che mi ha riempito di gioia. Ma vi rendete conto che questo Monti ha preso un impegno enorme. Oltre questo ha fatto una cosa meritevole che fa paura. Non si vede più Gasparri, la Russa, Quagliarello, la Bindi, Franceschini, Verdini. Ma ragazzi, ma questi sono dei cadeau che noi bisogna ringraziare molto. Tutte le sere vedere quelli lì, Gasparri, è proprio antipatico di suo. La Russa ride, mi sembra... C'è un dubbio. Sembra un satiro la Russa. Quando sì, ma... Però... La Russa è stato reso simpatico da Fiorello, perché la Russa stava sui coglioni. Da quando l'ha imitato Fiorello e l'ha reso simpatico, è meno antipatico. Sì, ma comunque... Però la mia domanda provocatoria è questa. Non ci sono troppi uomini di banca dentro? Ma sai, questo è un problema che può essere vero. A me sfugge perché non sono... Non lo capisco neanche. Io ho rinominati l'armata Banca Leone. Io credo che al di là di tutti siano uomini capaci nel loro mestiere. Poi se quando entrano in Parlamento sono uomini puliti. Banca, Leone. Ora ne cominciamo a trovare subito. Ma dobbiamo essere anche dei critici. Ma ho capito, ma facciamo bravo Monti, bravo. No. Ma facciamolo a lavorare. Facciamolo. È entrato ieri. È l'unico in Italia che voglia lavorare. Sì che. Veniamo ad Arezzo. Arezzo. Sciopero delle farmacie perché non vogliono più riscuotere, se ho ben capito, il ticket, no? Sì, sì. Allora sembra che il presidente Desideri, generale della USL, della ASL 8, abbia minacciato una denuncia per interruzione di pubblico servizio. No, effettivamente se la situazione è come la pongono i giornali, non è che le farmacie ci fanno bella figura, ma sicuramente il problema può essere anche un pochino più grosso e a noi ci sfugge. Certo, è un momento che con questo cambia. All'USL c'è un casino da far paura di gente in fila le ore. Poi in Italia si fa tutto all'ultimo momento e quindi il problema esiste e le farmacie devono dare la sua mano perché il problema sia un po' alleviato e la gente non perda molto tempo. E invece qui in Italia... Ieri c'è stato lo switch off, cioè ha spento l'analogico, è partito il digitale. Ti hai avuto problemi a casa tua? Io no, non ho avuto problemi perché l'ho vista alla televisione. Lasciato spento tutto. Tutto sì. Per chi avesse avuto problemi o per chi questi problemi li avesse nei prossimi giorni, c'è un sito che vi consiglio che è www.regione.toscana.it oppure cercate Corecom su internet o sull'elenco, che sono un'associazione a difesa dei consumatori. Ancora ad Arezzo una buona notizia, sembra che l'imprenditoria femminile sia in piena espansione e che abbiamo un record di aziende al femminile in Italia. Questo è un bene perché fra tante c'è anche diventa quasi un connubio con il nuovo governo Monti. Lucia Passera, noi abbiamo le ragazze che... Lucia Passera, ma anche noi ci si cava bene. Cioè, ci sarà abbastanza, no, ad Arezzo.
Ma te ce l'hai? Io mai, ormai sono fatto vero. Ah, come non sembra... mi piacerà neanche più. C'è caso che se la vedo mi fa anche paura. No, c'è delle, c'è delle chiacchiere. Ho, ho paura che mi saventi. Sì, c'è delle chiacchiere. Sei un po'... su di me. Sì, sei un po' calato. Se te sbagli con altra gente le televisioni. Ah, sì. Ah no, che sono calato. Sì. Ma anche senza chiacchiere, te lo dico io. Ecco. Sono diventato più forte. Sì. Perché invecchiando, te dico, una volta per piegarlo mi ci voleva domani. Ora con Duriti, ta! Mi piego il pisello. Cade da sé. Sgredo. Ora c'è un problema. Infine, visto la nostra età, parliamo delle case di riposo, perché c'è un bel servizio sulla, sulla Nazione che ha fatto un check-up sulle strutture esistenti e al di là del fatto che ci sono rette fino a 2.000 euro mensili, che sono tanti, perché non è che sono tanti gli anziani che possono permettersene, no? Giusto? Effettivamente... e ci sono 60, addirittura 60 famiglie in lista. Effettivamente è un grossissimo problema, io l'ho vissuto in prima persona perché sia mia madre che mia suocera ho dovuto fare ricorso in queste case di riposo e sono anche belle, organizzate bene, però oggigiorno la gente però lavora. Quanto sarebbe bello tenerli in casa gli anziani. Ma è dura. Lo so, però tante volte si parla di gente che ha detto ha liberato l'Italia, si è sacrificato per la nostra libertà, ha lavorato tanto e poi li mettiamo in un istituto. Li mettiamo in un istituto perché ormai la gente lavora, sia... il figlio che la nuora, sia questi vecchi sono un pochinino di traverso nella vita quotidiana, famiglie che possono avere due o tre figlioli, più, insomma, anche perché ti dirò sinceramente che sì, l'immagine metropolitana, il ricovero dei vecchi, guarda, c'è dei ricoveri. Io ho avuto bisogno solo di Gargozza, che sono spettacolari. Ma sono quanto bravi. Si spende Gargozza? Si spende 1.350 euro. Solo? Sì. Vabbè. Allora, ascolta, noi faremo un film su questi disagi degli anziani, tu sarai il protagonista, visto che sei arrivato anche a una certa età. Sì. Lo intitoleremo 2012, Odissea nell'ospizio. Sì. Ti piace? Essenziale tu mi faccia le riprese quando mi cagano. Occhini, guarda che bello, perché c'era scritto Odissea nello spazio, io ho parafrasato, ma era una battuta. Occhini, ha detto ma una cazzata. Ma poi scemo, io voglio la Rita dietro. No, ma è proprio una cazzata. Ma poi anche per toccargli le tette, l'Occhini un là. Lui è bello arrivato, per... Alla prossima. Quando è? La prossima settimana. Ah, ci sei te? No, perché te non ci sei. Sei Fanfani niente. Ah, ma te ci sei? Sì. Ma Fanfani niente. Fanfani, facciamogli una pernaccia così. No, ma che una pernaccia? Volevo sapere se aveva pitturato il sottopassaggio di via Vittorio Veneto. Se, cioè, lo sto pedinando non doveva pitturare. Ah, anche perché ora c'è da pitturare, c'è da pitturare la mia casa, come vedete, a viene, vedere, lui, viene ma a viene, biancare, viene. Sì, se c'è c'è sia la Nazione Teletruria. Se c'è la Nazione Teletruria, è anche in casa mia. Sì. Vabbè. Buonanotte a tutti. Buongiorno. Se ci guarda di notte, buonanotte.